la prima vittoria di quest'anno in campionato. Si ritrova l'Inter, Tardini è spugnato, altro gol da subentrato, Lautaro ha preso il vizio, perché lo fanno giocare così poco dall'inizio? Vittoria convincente, anche la Roma batte un colpo, l'inchino di Kolarov non viene ben accolto, stavolta va in vantaggio e non lo butta via. Chievo che prosegue la sua lenta agonia, 3 gol contro il Cagliari, Milan senza pietà, al solito Piontek si aggiunge Paquetà. In poche partite hanno conquistato tutti, il calciomercato sta portando buoni frutti. Il primo gol di destro vale un pari col Grifone, Bologna fuori dalla zona retrocessione, con grande fatica la spuntano i Granata, polemiche di Okaka per la sua rete annullata. Il Napoli ci prova ma la Font lo respinge, distacco che si allunga, la speranza si restringe. Vince la Juventus, Sassuolo poco cinico, qualche buon segnale in vista dell'Atletico. Petagna ancora il gol contro la sua ex Atalanta, che nella ripresa si riprende la ribalta. 2 vittorie in fila dei ciociari in trasferta, la retrocessione è tutt'altro che certa. Caicedo Basti avanza nel match di giovedì, ora per la Lazio il test di Europa League. Riassunto che finisce, non buttatevi giù, le coppe europee ci incolleranno alla TV. It's Max Rob.